Dramma Custa Curta, coppie al capolinea e party VIP. News della settimana. Alessandro Delli Custa Curta sta affrontando un momento difficile. Il marito di Martina Colombari, venerdì 23 luglio, ha appreso della morte di sua madre Margherita. L'87enne originaria di Varese si è schiantata con la sua automobile, un'utilitaria, perdendo la vita. Si crede che la donna sia stata colta da un malore mentre era alla guida. Grave lutto anche per l'attrice Alessandra Mastronardi. Sua cugina Valentina è deceduta a 32 anni, scomparsa a causa di una sclerodermia. Una malattia contro la quale la giovane combatteva da anni. L'attrice, via sociale, ha detto di essere devastata dalla morte della parente. Lutto pure a Tussicu e Vales. Nei giorni scorsi Nerina Pieroni, la pianista rivelazione del talent show di Canale, è morta a 81 anni. Con la sua performance lo scorso ottobre aveva stregato Maria De Filippi Co. La donna viveva in una casa di riposo a Savigliano. Nicolò Zannolo e Sara Scaperrotta sono diventati genitori. Venerdì 23 luglio 2021 è nato Tommaso. Il calciatore e la giovane neomamma non sono più una coppia. Il caso ha fatto parecchio rumore anche su quotidiani e magazine. Pochi giorni fa Sara ha accusato l'atleta di averla completamente abbandonata durante la gravidanza. E ora? Neogenitori anche l'ex tronista e oggi attrice Flora Canto ed Enrico Brignano che hanno accolto Niccolò. Flora ha partorito con un cesareo programmato. Ora non resta che celebrare le nozze. Appena il Covid darà tregua, arriveranno i fiori d'arancio. Arisa è tornata single. Con Andrea Di Carlo la love story è di nuovo giunta al capolinea. Ormai, tra tira e molla infiniti, ripetuti e sbandierati sui social, pare di assistere a una sorta di Beautiful 2.0 in salsa tutta italiana. Altra delusione sentimentale è quella che riguarda Paola Caruso. L'ex bonus di Avanti un altro ha avuto un'altra doccia fredda. La relazione con Dario Socci, di professione pugile, non c'è più. Lei stessa lo ha comunicato via social, Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c'erano i presupposti per un percorso comune. Amore a gonfie vele invece per Albano e Loredana Lecciso che hanno festeggiato 21 anni d'amore. Senza risparmiare delle frecciatine, anzi frecciatone, a Romina Power. Francesco Pini e Tommaso Zorzi ai ferri corti? Assolutamente no, parola del figlio di Alba Parietti. Uomini e donne avrà una tronista trans. Per la vicenda si è scomodata addirittura la senatrice Monica Cirinna che ha elogiato Maria De Filippi per le scelte coraggiose televisive di cui spesso è protagonista. TV. Simone Aventura al lavoro con uno dei figli di Barbara D'Urso, Emanuele Berardi, la quale, come è noto, non ha rapporti idilliaci con la tigre di Chivasso. Supersimo ha speso parole a miele per Emanuele. Due di Voice Senior, Albano e Jasmine fatti fuori. La reazione della Carrisi. Novità di Voice Senior. Dopo il grande successo della prima edizione, la nuova versione del talent show è stata riconfermata su Rai 1 per il prossimo autunno. Alla guida dello show ci sarà per il secondo anno consecutivo Antonella Clerici. Addio, invece, ad Albano e Jasmine Carrisi, che non sono stati riconfermati come coach del programma. Una vera e propria doccia gelata per l'artista di Cellino San Marco e la figlia che, dopo la buona performance dello scorso anno, si aspettavano una riconferma come avvenuto per gli altri giurati.
Sulle poltrone rosse, infatti, torneranno a sedersi Clementino, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio. Chi ci sarà al posto di Albano e Jasmine? La produzione ha scelto Arietta Berti, di nuovo sulla cresta dell'onda grazie alla collaborazione con Fedez e Achille Lauro nella hit Stiva 1000. Carrisi non si aspettava un risvolto del genere e ha preso male la notizia. Così come la figlia ventenne, che nello show della Clerici ha fatto il suo debutto televisivo. Al settimanale Nuovo TV Albano Carrisi ha ammesso: non me l'aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l'esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla. Nonostante la delusione, Albano va avanti dritto per la sua strada. Il 78enne ha assicurato di avere tanti altri progetti musicali da portare avanti, anche se non ha specificato di più perché deve ancora chiudere diversi contratti. Nel frattempo non ha nascosto che pure la figlia Jasmine ha reagito male alla notizia dell'esclusione da The Voice Senior. Jasmine è dispiaciuta. Le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo. Ma Jasmine è giovane e piena di energia e di interessi. Al di là di The Voice Senior, Jasmine Carrisi intende affermarsi come cantante. Di recente ha pubblicato il suo secondo singolo dopo Ego. Ha presentato la canzone Stichide, realizzata in collaborazione con Dinai K e Kiko il Crazy. Un prodotto interessante e in linea con l'attualità, come sottolineato da papà Albano. Carrisi è orgoglioso della figlia e crede molto nel suo talento, anche se Jasmine ha deciso di farsi largo nella musica rap e trap. Un genere completamente diverso da quello di Albano. La ventenne ha inoltre il pieno sostegno di mamma Loredana Lecciso, alla quale è molto legata. In più, da settembre Jasmine tornerà sui libri. Dopo aver lasciato la facoltà di comunicazione, ha deciso di iscriversi a psicologia. Un percorso più affine alle sue potenzialità. 3 Giorgia Rossi ed Edson. In stand-by il progetto col fidanzato Alessio Conti. Svolta nella carriera di Giorgia Rossi. Dopo 8 anni la giornalista e conduttrice ha lasciato Mediaset per approdare sulla piattaforma streaming Tazin. Una decisione importante per la carriera della 34enne. Da agosto e per il prossimo triennio il campionato di calcio di serie A verrà trasmesso per la prima volta integralmente su Tazin. Una sfida stimolante che ha spinto Giorgia Rossi a mollare Mediaset, dove ha ottenuto la grande popolarità, e a diventare la nuova collega di Diletta Leotta, la prima a credere nel nuovo progetto di Dazin. Proprio in vista di questa importante avventura lavorativa, Giorgia ha messo in stand-by un altro grande progetto. Quello di mettere su famiglia con il fidanzato Alessio Conti. A Diva e Donna la Rossi ha raccontato: io e Alessio stiamo insieme da 6 anni e mezzo. Mi ha colpito per la sua gentilezza e i valori. Abbiamo cominciato a convivere da subito e avevamo anche un progetto di famiglia che per ora abbiamo messo in stand-by per la mia nuova avventura. La nostra è una storia solidissima, un vero pilastro. Per approdare ad Azzin, Giorgia Rossi ha letteralmente stracciato il contratto a tempo indeterminato che aveva con Mediaset, dove è cresciuta professionalmente. Una scommessa che fa sentire la giornalista viva ed entusiasta, tanto che non vede l'ora di mettersi alla prova con questa nuova sfida. Giorgia Rossi ha spiegato alla rivista edita da Cairo Editore:
Ho voglia di novità e di rompere un po' gli schemi, facendo uscire la parte più frizzante di me e sperimentando anche un modo di raccontare il calcio diverso, anche se sempre rispettoso della tradizione. Chi è il fidanzato di Giorgia Rossi? Alessio Conti è un giornalista sportivo di 45 anni. È uno dei tanti stimati professionisti di Sport Mediaset. L'incontro con Giorgia Rossi è avvenuto proprio nell'azienda del Biscione. Come raccontato dalla bionda presentatrice, tra un consiglio lavorativo e un'opinione calcistica è sbocciato l'amore. Lavorare insieme non è mai stato un problema per Giorgia Rossi e il fidanzato Alessio Conti, anzi. Condividere la stessa passione, quella per il calcio, è stato un forte collante per la coppia. Un modo per capirsi di più, soprattutto nei periodi di maggior stress, quelli più complicati che capitano in ogni professione. In passato si è parlato a lungo di un flirt tra Giorgia Rossi e il calciatore del Barcellona Miralem Pjanic. Gossip nato nel periodo in cui il centrocampista giocava nella Roma è del tutto infondato. La Rossi ha assicurato di aver incontrato il giocatore sempre e solo in occasioni professionali.